in diretta dal Palapanini, Cucine Lube Civitanova 3, Modena 1, il passaggio del turno, vola le semifinali la Lube. Robert Landi, Simone, avete fatto una grande gara, con tanto cuore, tanta qualità, e si va in semifinale. Penso che sì, abbiamo fatto una grande gara veramente. Ringrazio i miei compagni di squadra, non abbiamo mollato, anche se eravamo sotto, tante volte siamo stati lì, continuato a battagliare, era quello che volevo da un po' di tempo, ci abbiamo allenato bene e lo abbiamo fatto. Comunque dobbiamo continuare a farlo, no? Penso che ancora non è finita, adesso abbiamo Trento davanti che è una grande squadra, sicuramente dobbiamo metterci in moto per andare il più forte possibile. È vero che avevamo delle mancanze di giocatori, ma comunque abbiamo dimostrato che siamo una grande squadra. Durante la gara sia tu che Juan Torena, giocatori che hanno più esperienza, avete continuamente incitato anche i vostri compagni, risposta straordinaria da parte anche di Falaschi e dei giocatori che sono stati chiamati come Giricovar. Ho parlato con Juan Torena ha parlato pure con me, abbiamo dato una pochina chiacchierata, abbiamo parlato di che noi due avevamo la responsabilità di non far mollare i ragazzi, penso che lo abbiamo fatto e lo abbiamo compiuto, quindi sono contento, sicuramente anche lui sarà contento perché siamo in semifinale. Grazie mille Roberto Di Simone, grazie. Allora siamo in chiusura da qui dal Palapanini, cercavamo di fare Juan Torena che però ci è sfuggito. Allora la Lube vola in semifinale dove se la vedrà con Trento, finisce qui la stagione, i playoff finiscono qui, i playoff della Leo Shoes Modena che adesso giocherà il challenge, playoff challenge solamente per il quinto posto. Io vi ringrazio e vi do l'appuntamento alle prossime gare di Eleven Sport, buona serata. Facciamo con TRC. No, facciamo con i giornalisti. Ah, ok, niente. No, no. Se lo vuole, si può fare.